Amici, bentornati alla Champions League, terzo video dedicato alla massima competizione europea con i dadi. Oggi altri due gruppi, il gruppo E e il gruppo G. Saltiamo il gruppo F che faremo nel prossimo video. Nel gruppo E direi di iniziare subito, vediamo le squadre e le partite coinvolte. Ci sono Ajax, AEK Atene, Benfica e Bayern Monaco. Le partite le vedete a sinistra, la classifica che verrà aggiornata in tempo reale la vedete a destra. Il dado verde è per la squadra di casa, il dado nero è per la squadra fuori casa. Iniziamo subito con la prima partita, Ajax contro AEK Atene. Ajax in verde, AEK Atene in nero, finisce 2-1 per l'Ajax. Dunque l'Ajax conquista i primi 3 punti di questo girone, 2-1 dunque la vittoria degli olandesi contro la squadra greca. Seconda partita del girone, Benfica Bayern Monaco. Benfica in verde, Bayern Monaco in nero, vince il Bayern Monaco, netta vittoria 5-1 a Lisbona contro il Benfica. Dunque il Bayern Monaco raggiunge l'Ajax in testa al girone con 3 punti, ma siamo solo alla prima giornata. Andiamo avanti con la seconda giornata del gruppo E, Bayern Monaco Ajax. Subito la sfida tra le due squadre che hanno vinto la prima giornata. Bayern Monaco in verde, Ajax in nero, vediamo chi vince. Nessuno, perché finisce 1-1, dunque pareggio tra le due squadre in testa alla classifica. Entrambe vanno a 4 punti, grossa opportunità per AEK Atene e Benfica di avvicinarsi alla testa della classifica. 0 punti per entrambe, chi vince va a 3. AEK Atene in verde, Benfica in nero, attenzione, finisce 4-2 per l'AEK Atene. Dunque la vittoria dell'AEK Atene, che dunque sale a quota 3 punti. Il Benfica invece subisce la seconda sconfitta e resta fermo a quota 0. Chiudiamo il girone d'andata di questo gruppo E con AEK Atene Bayern Monaco e Ajax Benfica. Prima partita, AEK Atene Bayern Monaco. AEK Atene in verde, Bayern Monaco in nero, vince ancora il Bayern Monaco 3-2, dunque AEK 2 Bayern Monaco 3. Il Bayern Monaco sale a quota 7 punti, mentre l'AEK Atene si ferma a quota 3 punti. Dunque prende l'arco il Bayern Monaco, vediamo se l'Ajax lo seguirà a ruota, deve battere il Benfica per farlo. Ajax verde, Benfica in nero, attenzione, ce la fa l'Ajax 3-1. Dunque la vittoria per la squadra olandese, che va anch'essa a quota 7 punti, rimane ancora ferma a quota 0, 0 punti per il Benfica. Dunque al termine del girone d'andata due squadre sembrano involate verso la qualificazione, si tratta di Ajax e Bayern Monaco, 7 punti ciascuno, 3 punti per l'AEK Atene e ancora 0 il Benfica. Andiamo subito avanti con il girone di ritorno, la quarta giornata, Benfica Ajax, attenzione, Benfica in verde, Ajax in nero, vince il Benfica 6-1, dunque per la squadra di casa il Benfica conquista i primi 3 punti, 7 punti invece rimane l'Ajax. E ora disputiamo Bayern Monaco AEK Atene. Bayern Monaco in verde, AEK Atene in nero, pareggio, un pareggio che sicuramente fa bene al Bayern Monaco, che sale a quota 8, mentre l'AEK sale a 4 punti. Due giornate alla fine, la classifica la vedete con Bayern Monaco e Ajax che comandano sempre il girone. Si sono riavvicinate però AEK Atene e Benfica alla testa della classifica. Ora disputiamo AEK Atene contro Ajax. AEK Atene in verde, Ajax in nero, vince il 5-1 l'AEK Atene, dunque altri 3 punti per la squadra greca che va a 7 punti. Una vittoria fondamentale per l'AEK Atene, perché raggiunge l'Ajax che è alla seconda sconfitta consecutiva, 6-1 col Benfica e 5-1 con l'AEK Atene. Dunque si riaprono i giochi in questo girone, vediamo se ne approfitta il Bayern Monaco, che vincendo guadagnerebbe la qualificazione matematica alla prossima fase. Bayern Monaco Benfica, Bayern Monaco in verde, Benfica in nero, vince il Benfica invece, si riapre tutto signori, 3 punti vanno al Benfica che sale a quota 6, mentre il Bayern Monaco si ferma a quota 8. Signori, guardate che girone, all'ultima giornata troviamo Bayern Monaco 8, Ajax e AEK Atene 7, Benfica 6, tutti possono ancora passare, tutti possono ancora vincere il girone. L'ultima giornata prevede le seguenti sfide, Ajax Bayern Monaco e Benfica AEK Atene, attenzione, tutto aperto, Ajax Bayern Monaco, Ajax in verde, Bayern Monaco in nero, vince il Bayern Monaco che dunque si qualifica con il primo posto nel girone, 6-1 secca vittoria del Bayern Monaco che chiude con 11 punti, mentre l'Ajax si ferma
con la terza sconfitta, sempre perso nel girone di ritorno, si ferma a 7 punti. A questo punto direi proprio che è eliminato, perché una tra EK Atene e Benfica passerà sicuramente il turno. C'è appunto Benfica AEK. Chi vince passa il turno come secondo classificato nel gruppo. In caso di pareggio passerebbe l'AEK Atene, che andrebbe a 8 punti in classifica. Attenzione, Benfica AEK, Benfica in verde, AEK in nero, 4-2 per il Benfica, che dunque passa il turno con un girone di ritorno straordinario, 3 vittorie, era 0, incredibile, era 0 alla terza giornata, 3 vittorie nel girone di ritorno, conquista la clamorosa qualificazione agli ottavi di finale. Vediamo dunque la classifica finale del gruppo. Vince il Bayern Monaco, primo posto con 11 punti, al secondo posto il Benfica con 9 punti. Al terzo posto c'è l'AEK Atene, che ha gli stessi punti dell'Ajax, che però chiude quarto per lo scontro diretto. Infatti, se vedete, Ajax-AEK 2-1, AEK-Ajax 5-1, dunque l'AEK vince lo scontro diretto. Poco conta, perché sono comunque entrambe eliminate. Passano al girone del gruppo E, Bayern Monaco e Benfica. Rieccoci qua, disputiamo il gruppo G. Arriva il momento della terza italiana qualificata per la Champions League. Si tratta della Roma, girone difficile con Real Madrid, Roma appunto, vittoria Plzen e CSKA Mosca. Prima partita che vediamo è la super sfida tra Real Madrid e Roma. Real Madrid in verde, Roma in nero. L'importante è partire bene. Parte bene però il Real Madrid, che meglio non poteva partire. 6-1, secca vittoria per il Real Madrid, che conquista i primi 3 punti del girone. L'altra partita del girone è vittoria Plzen CSKA Mosca. Plzen in verde, Mosca in nero. Vince 6-5 la squadra ceca del Victoria Plzen, che dunque raggiunge in testa al girone il Real Madrid con 3 punti. Seconda giornata, Mosca contro Real Madrid, CSKA Mosca in verde, Real Madrid in nero. 2-2 pareggio tra Mosca e Real Madrid, primo punto per il CSKA, mentre Real Madrid va a 4 ora, partita fondamentale per la Roma, bisogna assolutamente battere il Plzen. Roma vittoria Plzen, Roma in verde, vittoria Plzen in nero. Vince la Roma, importantissima vittoria, 3 punti fondamentali della Roma, che sale a quota 3, raggiunge appunto il Plzen al secondo posto dietro Real Madrid, che ha solo un punto in più. Dunque girone per ora molto equilibrato. Roma CSKA Mosca è la prossima partita. Roma in verde, CSKA di Mosca in nero. Vince ancora la Roma, 3-2, 6 punti in 2 gare, fondamentale per la Roma. La Roma sale a 6 punti, il CSKA di Mosca invece si ferma a quota 1. L'ultima partita del girone d'andata di questo gruppo è Real Madrid vittoria Plzen. Real Madrid in verde, Plzen in nero. Attenzione, vince Plzen 6-1, clamorosa vittoria della squadra ceca al Bernabéu di Madrid. Real Madrid che si ferma a quota 4 punti, mentre Plzen raggiunge la Roma in testa alla classifica con 6 punti. Ecco la classifica al termine del girone d'andata: Roma e Plzen 6 punti, 4 punti per il Real Madrid, 1 punto per il CSKA di Mosca. Tutto può ancora succedere, come ha dimostrato nel girone precedente il Benfica, che aveva 0 punti nelle prime 3 partite, poi ha inanellato 3 vittorie consecutive ed è riuscita a passare il turno. La prima partita che vediamo nel girone di ritorno è CSKA Mosca Roma. Roma impegnata nella difficile trasferta russa di Mosca. Mosca in verde, Roma in nero. 1-1, un pareggio comunque importante per la Roma. Il CSKA sale a quota 2, la Roma va a 7 punti. E ora c'è vittoria Plzen Real Madrid, Plzen in verde, Real Madrid in nero. Vince Plzen in crisi nera, il Real Madrid clamoroso. Dunque il Plzen va in testa al girone con 9 punti, resta a 4 punti il Real Madrid, che dopo la prima vittoria ha fatto un solo punto nelle successive 3 sfide. Seconda sconfitta consecutiva per il Real Madrid, mancano 2 giornate al termine. La classifica vede il Plzen 9, Roma 7, Real Madrid 4 e CSKA di Mosca 2. Classifica ben delineata, ma tutto può ancora ribaltarsi. Vediamo CSKA Mosca vittoria Plzen, importante dall'ultima contro la prima. Mosca in verde, Plzen in nero. Vince 6-5 il CSKA di Mosca, che dunque ottiene la sua prima vittoria nel girone, sale a quota 5, riapre ancora un po' i giochi per la qualificazione. Plzen rimane a quota 9 punti.
E ora attenzione a Roma-Real Madrid, fondamentale. Roma-Real Madrid, la Roma se vince va a 10 e conquisterebbe la qualificazione matematica. Roma in verde, Real Madrid in nero, vince il Real Madrid 6-3 dopo il 6-1 dell'andata, un'altra vittoria del Real Madrid che va a quota 7, raggiunge proprio la Roma e ora si complica tutto per l'ultima giornata, la classifica vede Pelze 9, Real Madrid Roma 7, Cesca 5, anche il Cesca potrebbe qualificarsi, vediamo subito Real Madrid Cesca Mosca. Vediamo Real Madrid in verde, Cesca Mosca in nero, 3 pari, è un punteggio importantissimo per la Roma perché Real Madrid va e chiude a 8 punti, il Cesca chiude all'ultimo posto con 6 punti e ora c'è la partita tra Pilsen e Roma, con la Pilsen sicuramente qualificata, la Roma deve assolutamente vincere perché un pareggio consentirebbe alla Roma di chiudere con 8 punti insieme al Real Madrid, ma il Real Madrid ha stravinto lo scontro diretto, quindi obbligatoria la vittoria per la Roma se vuole passare il turno. Attenzione, Pelzen in verde, Roma in nero, attenzione un po' di suspense, ha vinto la Roma che passa il turno, 6-3, vittoria importantissima della Roma in Repubblica Ceca, la Roma chiude addirittura al primo posto del girone con 10 punti, il Pilsen invece perde ma si qualifica lo stesso al secondo posto. Vediamo dunque la classifica finale del gruppo G, vince il gruppo e passa il turno la Roma con 10 punti, al secondo posto vittoria Pilsen con 9, eliminati il Real Madrid che chiude terzo con 8 punti e il CSKA di Mosca che chiude al quarto posto con 6 punti. E dunque finalmente un'italiana si qualifica per gli ottavi di finale, avremo almeno un'italiana alla fase successiva. Nei due video di oggi ricapitoliamo, si sono qualificate gli ottavi di finale Bayern Monaco e Benfica nel gruppo E e Roma Vittoria Pilsen nel gruppo G. Nel prossimo video vedremo gli ultimi due gironi di qualificazione, il gruppo F e il gruppo H, dove c'è la Juve. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.